Grazie per questa opportunità di confronto e di incontro, anche se a distanza. Io mi scuso sin d'ora per il fatto che, complici le sovrapposizioni dei preappelli d'esame, che sono un delirio in questo periodo, ieri non ho potuto partecipare, in questi giorni non ho potuto partecipare agli interessanti lavori, quindi sicuramente dirò delle cose che magari richiamano o ripetono riflessioni già dette, insomma, mi scuso sin d'ora per questo. Nel quarto d'ora, insomma, che ci siamo assegnati, vorrei soltanto avviare così delle suggestioni su questo aspetto delle nuove geografie medievali. Ovviamente non sono originale in questo perché prendo spunto da questo articolo di Jon Anderson del 96, appunto, che ragionava sulle new medieval territorialities, in termini più soprattutto geopolitici, diciamo, relative al superamento dei confini dell'assetto politico degli stati nazionali nella postmodernità. Però ho pensato che quella similitudine potesse essere ripresa ed estesa al tema del paesaggio. E chiedendomi in partenza cosa rimane oggi intanto e cosa ci insegnano le cosiddette geografie della pestilenza che abbiamo ereditato dal passato. Per geografie della pestilenza non intendo le cartografie della diffusione del virus, che hanno circolato in lungo e in largo in queste ultime settimane, ma il modo in cui reagisce l'organizzazione dello spazio alla presenza di un virus. E qui parto da un livello di riflessione, diciamo, più terra-terra, e cioè parto dall'osservazione di elementi o relitti tuttora esistenti che ci parlano di epidemie e di lockdown del passato, per poi fare delle riflessioni invece a scala un po' più ampia e più generale su cosa ci insegnano appunto questo tipo di geografie. Parto da elementi che forse sembravano superati o sono stati a lungo considerati superati, e cioè tutta l'urbanistica medievale, ad esempio, che è stata ovviamente distrutta e trasformata nella modernità. E quindi mi riferisco proprio a quell'urbanistica introversa dei centri medievali che sono sì accalcati, sono sì stretti, ma al tempo stesso hanno degli spazi interni aperti, di cortili e giardini segreti, una sorta di urbanistica introversa delle città medievali, in cui c'è uno spazio agricolo, c'è uno spazio aperto, ma penso anche alla dimensione monastica e claustrale di microcomunità, autocontrollate. E in questo cito la condanna dei monaci vagantes che conclude la regola di San Benedetto del VI secolo. Insomma, sono microcomunità che incamerano spazi aperti, quindi micropaesaggi domestici, di cui fanno parte la natura e lo spazio agricolo all'interno delle mura, l'hortus conclusus, il broli, i giardini, ovviamente ben prima delle città a giardino di Howard. Questo è un primo aspetto, diciamo, che mi è venuto da sottolineare. Un secondo aspetto che ovviamente balza subito all'occhio è l'emergere di piccole realtà minori, di piccole realtà minori che potremmo sintetizzare con le tre S, small, scattered, settlements. Sono contrade, borgate delle aree interne. Ieri in un'intervista Massimo Cirri raccontava della sua esperienza di Palazzuolo sul Senio, nell'Appennino appunto fiorentino, da cui trasmetteva le puntate di Caterpillar. E sono tutte realtà e contrade che si sono atrofizzate nel corso dell'ultimo secolo, appunto per privilegiare le megacittà, la concentrazione, l'ammassamento, in nome spesso di esigenze di razionalizzazione economica. E quindi un po' il gigantismo produttivo di matrice taylorista. Però sono queste esigenze di concentrazione e di ammassamento oggi si rivelano estremamente fragili, no? E forse poco resilienti. Sembra che il piccolo e il distribuito possa vincere in questo momento sul grande e il concentrato e porti un po' al ritorno a piccole tribù, a piccole comunitas che vincono sulla societas, apparentemente, garantendo una microsocialità di prossimità in cui sia possibile controllare il forestiero untore. E quindi ancora una volta ritorna nella storia questa coincidenza tra l'hospes e l'hostis. Ecco,
Ecco, poi un altro aspetto importante che ovviamente emerge e che avrete visto anche voi nelle vostre città è la natura che si riprende un po' gli spazi da cui era stata espulsa, sempre in nome di un'artificializzazione spinta. Ad esempio a Padova girava un video di un cinghiale che passeggiava per il centro storico indisturbato. Insomma, questa invasione inaspettata rompe un po' l'idea che dove c'è l'uomo non debba esserci natura e viceversa, dove c'è la natura non debba esserci l'uomo. Questa rivincita del selvatico dentro l'urbano ci riporta un po' al centro della cultura medievale, insomma, al tema dei bestiari, sicuramente, e forse rafforza il processo già in corso, negli ultimi anni, di decostruzione di questo mito della wilderness come totale alterità, diciamo, dall'umano. E penso a dei segnali che sono emersi anche nella letteratura, nella narrativa. Ad esempio, ricordo il selvatico e i lupi che entrano all'interno di questa personalità schizofrenica del protagonista dei 15.000 passi di Vitaliano Trevisan, questo Thomas che rincorre attraverso l'esperienza del rimosso, l'esperienza spazio-temporale, diciamo, dilatata di altre temporalità e altri spazi più aperti. E questo mi porta ad un secondo livello di riflessione più generale, cioè più, diciamo così, di questioni da porre, diciamo, sul tavolo di discussione. Noi tutti abbiamo esperito in questo periodo un blocco, diciamo, del nostro movimento. E quindi abbiamo potuto capire il ruolo, la fatica, ma anche l'opportunità di una stanzialità o di una stabilità che prevale sulla mobilità. E quindi abbiamo potuto riflettere su una mobilità che può non essere la condizione normale, endemica, forse parossistica delle nostre vite quotidiane, ma può diventare forse l'eccezione, può diventare un'opportunità da soppesare. In cui insomma la libertà di movimento si coniughi con la responsabilità del movimento. Penso al ritorno delle consegne a domicilio, che erano la regola nel passato, prima del frigorifero, prima dei centri commerciali, e che ricalca in fondo la logica dei social, perché all'interno dei social non sei tu che vai a cercare le cose, ma spesso sono le cose che raggiungono te, o le notizie o le informazioni. E anche forse in ambito scientifico, no? Abbiamo, come dire, potuto sperimentare, stiamo sperimentando anche oggi, nel bene e nel male, una scienza un po' più software che ci fa prendere coscienza dell'impatto di una scienza hardware, con pubblicazioni cartacee, libri, riunioni a centinaia di chilometri di distanza, che fa parte comunque, no, di questa città hardware, una città hardware che detiene i record di PM10, che contribuisce al record delle parti per milione di CO2 e riscaldamento climatico planetario. Quindi, insomma, una riflessione sull'importanza di stare fermi ogni tanto, non necessariamente sempre, ma comunque in maniera un po' più consapevole rispetto a una dimensione mobile che sembrava pervasiva fino a pochi giorni fa. Poi un altro aspetto importante, uno spunto di riflessione, è che i luoghi dell'abitare si prendono la rivincita sui luoghi della produzione. Un abitare che molto spesso era stato atrofizzato in termini spazio-temporali ed è diventato per molti per questo una prigione, cioè il mini appartamento, perché era solo l'appendice dormitorio di luoghi e tempi di lavoro pervasivi, oppure anche luoghi di svago in cui ci si muoveva, si doveva andare altrove. E oggi la dilatazione forzata dello spazio-tempo domestico e la sua permeabilità rompe la distinzione che poi è della rivoluzione industriale tra spazi di lavoro e spazi della casa. Insomma, se pensiamo alle botteghe medievali, se pensiamo alla casa stalla contadina, che è dimora oltre che azienda, e poi non a caso, infatti, i geografi per decenni hanno moltiplicato gli studi sulla casa rurale, non solo sull'azienda agraria. E questo ci apre un altro discorso ancora, che è quello della polifunzionalità degli spazi e soprattutto dei paesaggi, che vince, sembra vincere sulla specializzazione. O richiede, reclama spazio rispetto alla specializzazione. Sono paesaggi come luoghi della promiscuità o della compresenza, ed è ciò che vorremmo come bel paesaggio, in fondo, cioè vorremmo un paesaggio che fosse spazio abitato, che fosse anche però spazio produttivo, che fosse anche un gradevole luogo di svago e di incontro e di ricreazione.
E quindi in questo senso tutto si lega poi alla pluriattività, cioè la polifunzionalità si lega alla pluriattività, e cioè alla compresenza di attività diverse all'interno degli stessi spazi, e anche all'adattarsi forse a fare lavori diversi, che potrebbe essere vincente rispetto ad una specializzazione alienante e perdente in questo periodo, perché chi si è attrezzato oggi diversamente è riuscito, come dire, a venirne fuori dalla crisi del lockdown, chi ha fabbricato mascherine faceva altro. Ma anche chi ha cambiato modo di concepire la propria attività, con le consegne a domicilio, ad esempio. E qui mi viene in mente il centro mestieri alpino, che si adattava a seconda del clima, delle stagioni, facendo cose diverse. Insomma, un'elasticità e una poliedricità che sembrano vincere sulla rigidità di tempi e metodi, della produzione industriale. Ovviamente tutto questo con tutta una serie di problematiche nuove, non è certo un paradiso questa promiscuità e questa compresenza, però va gestito, chiaramente. E concludo con una riflessione sulla dimensione dell'urbano, su cui poi credo Giulia avrà modo di approfondire sicuramente meglio di me. E cioè questa rivincita della dimensione extraurbana, un po' questa tendenza alla fuga dall'ammassamento, che può essere un ammassamento produttivo, turistico, insediativo. E mi chiedo, la crescita della popolazione urbana mondiale ha ancora un senso? Non potremmo pensare che il trend che ci ha portato nel 2006, che ha portato la popolazione urbana a superare quella rurale, possa essere reversibile? Ovvero, è ancora sensato pensare ad un sistema che vede la concentrazione della popolazione mondiale nel 3% della superficie del pianeta, delle terre emerse? Questo lo diceva Stefano Mancuso ieri in un articolo, comparso su Repubblica in occasione della giornata mondiale per l'ambiente. E quindi viene da chiedersi se si possa invertire quel rapporto 70-30 tra popolazione urbana e rurale che abbiamo rovesciato nell'arco di soli 100 anni. Cioè siamo passati da 70% di popolazione rurale a 70% di popolazione urbana nei paesi occidentali. Ma se così fosse, non stiamo assistendo in verità alla crisi della città, piuttosto stiamo assistendo ad una sua ridefinizione, a mio avviso. Cioè ad una metamorfosi, ovvero all'affrancarsi del concetto di città dal suo precipitato fisico, che esclude ciò che ora non è città, perché abbiamo delle lenti vecchie per definirla, e cioè il principio di prossimità e di concentrazione fisica dell'urbano. E quindi è città, o se volete, preferite, civiltà, qualsiasi spazio in grado di garantire una connessione. Insomma, è la riscoperta della dimensione elettronica della comunità, di luoghi appartati ma connessi, di piccole realtà produttive inserite in una rete globale. Ieri Petrini diceva: una rete di piccole comunità sarebbe la metropoli più bella del mondo. Insomma, una città che spezza le opposizioni storiche, epistemologiche con la campagna o la montagna anche. E su questo mi viene da ricordare il manifesto di Camaldoli, che è stato recentemente firmato dalla Società dei Territorialisti, e quindi un manifesto per una nuova centralità della montagna che si concepisce non come alternativa all'urbano, ma come nuova dimensione dell'urbano. E quindi concepisce anche la natura, gli spazi aperti, come sua parte costitutiva, includendo quindi anche la dimensione ecologica all'interno di una dimensione sociale. Ecco, ovviamente non vi illudete, non ci illudiamo, chiaramente questa è solo una parentesi e tutto tornerà come prima. Possiamo scendere subito da questa vertigine concettuale. Il virus prima o poi se ne andrà e sarà forse magari un tempo troppo breve per poter cambiare davvero qualcosa. Potremmo presto dire che si è trattato di opportunità per ripensare ai nostri errori o per viaggiare più leggeri, oppure di un'occasione mancata, in cui non siamo riusciti appunto a trasformare i paesaggi virali in comportamenti virtuosi. E qui a questo punto il gancio è proprio con la parola di Giulia, l'idea di Giulia che ti ho anticipato, ma avevo scritto prima. Ecco, io mi fermerei qui. Grazie. Grazie, grazie Mauro per questo primo intervento. E continuiamo con la vertigine, passando la parola a Giulia. Allora, il mio intervento parte dalla riflessione che ha introdotto Jean-Marc Bess quando ha contestualizzato la convenzione del paesaggio in quell'inizio di secolo che poneva la percezione del visibile al centro del discorso.
si chiedeva quali fosse l'eco oggi di queste posizioni. Però prima di passare all'oggi vorrei ricordare, e grazie alla memoria di Cristina Capineri che mi ha invitato, e grazie a tutti gli organizzatori di queste belle giornate che ho seguito con grande interesse. Dicevo che Cristina si ricordava di questi paesaggi virtuali del 2001, organizzate da Enzo Guarrasi e da me, che è un evento coetaneo alla convenzione. Come vedete c'è anche Bruno lì, e anche Cristina, non so se ti riconosci. L'impostazione della ricerca sfocia nel seminario itinerante che vedete, che poneva fondamentalmente due movimenti: un approccio polifonico al tema del paesaggio che rompesse sia la linearità della scrittura sia quella del punto di vista, e dall'altro quella di travalicare le barriere dettate dalla scienza a tavolino, dialogando con la realtà urbana. Virtual Escape, infatti, è stato un progetto che ha cercato di parlare di paesaggi senza rimanere chiusi in un'aula di convegno o oggi nelle case, all'epoca in quel momento potevamo, quindi sette luoghi uniti da quello che oggi forse si potrebbe chiamare walking scape. Le immagini e l'eco di quei discorsi sono ormai disseminate nelle memorie. Ma nel nostro virtuale si dava spazio all'esistere in potenza, cioè alla possibilità di esperire in maniera problematica e complessa i paesaggi urbani. Insomma, un po' mi ha ricordato quello che Jean-Marc Bess ha detto a proposito dell'esperienza scusate, sensibile alla possibilità. E allora eccoci qui a entrare dentro i paesaggi. Nel 1748 Gainsborough dipinge un paesaggio molto caro ai geografi, per cui non l'ho messo, che mostra attraverso il paesaggio il senso del luogo e l'Englishness. Le due immagini della satira che invece vi propongo sono una degli anni Ottanta e la campagna per il disarmo nucleare, come vedete, e l'altra per criticare le scelte poco verdi di Tony Blair del 2005, come dire, da un alleato lontano a, diciamo, il pericolo dentro casa. E infatti, perché vi propongo queste immagini? Perché prima del 2020 la grande paura dell'umanità era concentrata sulla sfida ambientale. Tuttavia, pur essendo sotto i nostri occhi, il tema della sostenibilità appariva sempre più svuotato dai propositi iniziali, e ancor più fino a ieri, se l'uomo più potente del mondo arriva o arrivava a deridere una ragazza giovane. E allora, in quel momento lì eravamo ancora nel dominio del visibile, cioè fino a ieri. Il deterioramento dell'ambiente, l'arretramento del polmone verde non attacca soltanto la natura, ma anche i corpi. Incredibile, ma vero, non lo vedevamo, ma probabilmente, come diceva anche Mauro, non lo vedremo nel futuro. Siamo in questa eravamo, per quello che riguarda il trauma, la rottura traumatica della catastrofe ambientale, in quella fase di negoziazione di cui parla Elisabeth Kübler-Ross, citata anche in Zizek Virus. Possiamo invece posizionarci molto più avanti nelle fasi che sempre Kübler-Ross cita rispetto al trauma coronavirus. Ve le ricordo, negoziazione, rabbia, negazione l'ho detto, depressione e accettazione. Dunque il respiro del vivente risulta sempre più assottigliato, se fin dalla rivoluzione industriale, cioè se dalla rivoluzione industriale a oggi l'85% delle zone umide dell'Occidente è stato prosciugato. La metafora del respiro per leggere il paesaggio e le sue trasformazioni è quanto mai indicato dal mio punto di vista, proprio perché se di Covid si muore per mancanza di respiro, ed ecco la terza immagine, il soffio meccanico. Quindi, piuttosto che un andrà tutto bene, siamo assaliti da questo momento patogeno. I paesaggi sono quelli dell'auto o del confinamento, della grande separazione, dove trionfa il digitale. All'indomani del coronavirus, ci dice Mbembe,
Il respiro del vivente rischia di non trovare alcun rifugio e di vivere di nuovo in un periodo di tensione e brutalità. Rischieremo di pensare come norma la vita dietro gli schermi e nelle enclave protette da società di sicurezza privata. Dunque la scommessa dovrebbe essere di fermare questa distruzione degli habitat e con questi anche le popolazioni in precario stato di salute, soltanto che se da una parte togliamo il corpo all'interno dei nostri ragionamenti, insomma, per quanto proviamo a sbarazzarcene, questo ritorna. E adesso vi chiedo cosa manca in queste foto. Ovviamente mancano i corpi. Due immagini molto simili con significati molto diversi. La prima, come ha raccontato Farinelli, costruisce un modello prospettico che guiderà la cultura visuale del paesaggio italiano e quindi una conoscenza dell'Italia da parte degli italiani. La seconda invece in realtà è un progetto pre-Covid del 2017, ma che ha una seconda rinascita durante la pandemia. L'idea di Rotoletti potremmo dire che è quella che le superfetazioni della vita quotidiana fatta da abbandoni, invasioni e incuri hanno reso illeggibili le piazze. Dunque, e qui cito le sue parole, le mie piazze sono vuote, sì, ma per essere riempite di nuovo senso. Ho voluto che contenessero solo l'idea originaria di chi le aveva pensate e costruite. Vedendo queste foto, però, viene da chiedersi quale sia il senso di pensare la città, le città vuote. Possiamo ancora parlare di città? Le città senza corpi, infatti, sono senza vita. Non c'è respiro e senza respiro non c'è vita. E lo spazio di quarantena, quello spazio potremmo dire che preso alla lettera è uno spazio di pura negatività, di semplice negazione di qualsiasi possibilità di azione. Allora dobbiamo chiederci se esiste un ritmo, potremmo dire alla Lefebvre. La città in quarantena hanno un ritmo. Basta leggere il Foucault di Sorvegliare e punire per rendersene conto. La peste, potremmo dire anche il Covid, al contrario della lebbra, riportano la dimensione politico-sociale del paesaggio urbano nell'ambito della società disciplinare. In questi 700 anni di quarantene, guardo l'Italia di oggi e mi chiedo cosa sia cambiato dalle antiche descrizioni. E ancora, a partire da quale punto le epidemie diventano argomenti per cognizioni in grado di mutare mentalità? Se guardo le immagini di un paesaggio Covid che ho chiamato paesaggio immunitario che avete qui davanti, mi vengono in mente le parole di Foucault. Una città pestata, una situazione d'eccezione. Contro un male straordinario si erge il potere. Esso si rende ovunque presente e visibile, costruisce per un certo tempo ciò che è contemporaneamente una controcittà, una società perfetta che però impone un funzionamento ideale ma che riconduce in fin dei conti a due cose, a un dualismo, vita-morte, ciò che si muove porta alla morte, si uccide ciò che si muove. E dunque quel paesaggio con la nave in rada, che vedete nelle due fotografie, è stato il paesaggio di Palermo dal 17 aprile al 4 maggio, un'immagine antica, vorremmo dire dimenticata, ma non lo è, eppure è testimone del ricordo dell'altro come appestatore. Un centinaio di migranti che da un barcone sono passati a una nave umanitaria e infine a una nave lazzaretto. Nessuno di loro era positivo al Covid. E dunque oggi dove siamo? Com'è la nostra vita, com'è stata la nostra vita nella fase 1? Cosa abbiamo vissuto? Cosa significa pensare il virus come fine della modernità? Sloterdijk sostiene che per vivere nella modernità bisogna pagare il prezzo dell'assenza di protezioni. Dunque, ad una globalizzazione brutale, rugosa e piena di attriti della distanza ha corrisposto un confinamento delle nostre case. La ripetizione
del paesaggio visivo delle nostre finestre, il silenzio esterno con il solo rumore della natura e di un megafono che ripeteva quartiere per quartiere, un po' come per i confinati della peste: restate a casa, fatelo per i vostri cari. Tutto era un richiamo per ritornare alle nostre sfere, a quel patto primordiale della Genesi, dove, come dice Sloterdijk, cito, l'insufflazione era la quintessenza di una tecnica, scusate, ho perso il filo, di una tecnica divina intesa a colmare attraverso un atto pneumatico il fossato ontologico tra l'idolo di argilla e l'uomo animato. Possiamo supporre animato in un doppio senso, io credo, un essere vivente, ma anche un essere con un'anima, ma un'anima dal greco anemos, soffio. Il paesaggio nascosto del coronavirus, quello che non vi mostrerò, e invece quello violato dalle telecamere, ci ha mostrato le stanze della rianimazione. Tornando adesso a Sloterdijk, egli parla di teorie di coppie tra l'insufflato e l'insufflatore, ma a noi interessa piuttosto comprendere cosa succede quando questa sfera intima della Genesi si allarga e comprende, e noi comprendiamo, che almeno la solidarietà tra uomini è necessariamente un fenomeno di trasmissione. Se per ricordare le parole di Jean-Marc Bess ci sono due aspetti negati, cioè il contatto e l'accesso nella nostra relazione col paesaggio, dobbiamo tornare a chiederci quali siano le forme spaziali che ha assunto il paesaggio, quale tipo di trasmissione rimane in una società immunitaria se non quella tristemente agita soltanto attraverso la pelle mediatica elettronica. E dunque vi propongo a questo punto due paesaggi della trasmissione nella fase 2. Il primo, diciamo, l'ho preso dal sito dell'Aeronautica Militare, 21 città sorvolate dalla pattuglia acrobatica nazionale per un abbraccio tricolore che segnerà la storia, dice il sito. Uno dei principi cardine del volo acrobatico delle frecce tricolori è proprio quello di volare insieme mantenendo le giuste distanze. Distanti ma uniti, continuando a essere coesi, a essere una squadra, seppure nella necessità di mantenere la distanza sociale, con la speranza di poterci finalmente ricongiungere appena le condizioni lo permetteranno, in un'unica lunghissima bandiera nel quale riconoscerci e nel cui ideale sentirci più forti e orgogliosi di essere italiani. Diciamo che quando ho letto questo sito e questa, diciamo, retorica, mi sono molto ritrovata in tutte quelle giornate in cui ho ricominciato durante il Covid a sentire la televisione e il telegiornale. E qui concludo con questa slide, che piuttosto che chiamare paesaggi retorici, avrei potuto forse intitolare come paesaggi autobiografici. Il 23 maggio 2020 è stato il 27° anniversario della strage di Falcone, della moglie e della scorta. Non è stato facile andarci, ed è qui che c'è il paesaggio autobiografico. Significava uscire anche io dalla mia bolla, ognuno di noi ne ha una. Ne ha avuta una, o meglio, più che uscire, allargarla per far entrare altri. Però si trattava di onorare un impegno civile che dura da 27 anni. Ho preferito però alla fine chiamarla paesaggi retorici perché in questa manifestazione all'osso, senza cioè i discorsi dei politici, due aspetti sono stati considerati l'essenza del nostro essere lì. Quel paesaggio di testimonianze, quel paesaggio urbano che non cede, il ricordare i nomi delle stragi Falcone e Borsellino e suonare il silenzio. Ma questo è un paesaggio sonoro che non spetta a me raccontare, ma spetta invece a Max, a cui, se Cristina è d'accordo, passo la parola. Grazie Giulia. Bene, grazie Giulia, davvero splendida illustrazione, presentazione, splendida presentazione, lancio a me fin troppo bello, adesso il pubblico potrà aspettarsi chissà cosa.
Inizio direttamente, cerco di essere nei tempi, tu ovviamente dammi conto nel caso e grazie ancora per l'invito che mi ha spronato anche a riflettere su queste questioni così importanti e anch'io, come diceva Mauro, chiedo scusa non avendo potuto seguire per gli stessi motivi molte delle presentazioni dei giorni scorsi, probabilmente ripeterò qualcosa che è già stato discusso, già stato detto. E parto da questa famosa frase, diciamo, filosofica, insomma, sostanzialmente esiste il rumore se qualcuno non lo ascolta. E parafrasandola, ho pensato di, un po' come diceva anche Giulia poco fa, di utilizzarla in questo modo. Se in una città non c'è rumore, c'è una città, e allora questa slide mi serve per dichiarare il mio punto di partenza, vale a dire che il paesaggio in generale e quello sonoro sono sostanzialmente nell'osservatore, ovviamente non invento niente, già anche nella definizione della convenzione, però c'è un atto costruttivo da parte dell'osservatore nel riconoscere, nell'indicare, nel creare, nel visualizzare il paesaggio. Ecco, quello che volevo dichiarare è che penso che il geografo abbia non solo una funzione descrittiva, ma anche creativa, di visione e quindi poi di realizzazione e condivisione di paesaggio. Quindi discutere di paesaggio è creare il paesaggio in qualche modo, e così anche del soundscape. Ovviamente non solo i geografi, ma chiunque lo faccia e che voglia culturalmente darsi da fare sotto questo punto di vista. Il suono ha delle caratteristiche assai particolari. Sappiamo che dal punto di vista dei sensi è forse l'unico che non riusciamo a bloccare. Se vogliamo, possiamo non guardare in una certa direzione o chiudere gli occhi, ma è ben difficile non ascoltare qualche rumore, qualche suono che c'è nello spazio, perché lo spazio supera gli ostacoli fisici e arriva ben al di là della portata della vista. E quindi noi riusciamo a sentire quello che c'è nello spazio e il suono o il rumore o la musica polarizza lo spazio. Lo sappiamo bene, il campanile è una forma evidente che rappresenta questa centralità del suono, ma ci capita sempre, quando ci muoviamo, sentiamo un rumore o c'è un incidente o qualcuno che parla o una musica che suona, siamo istintivamente portati a andare a vedere cosa capita, cosa succede. In più, il suono supera più facilmente le barriere culturali, più della poesia scritta talvolta, perché non occorre necessariamente interpretare le parole. Culturalmente i suoni riescono a bypassare, a saltare anche delle barriere o degli ostacoli culturali. I suoni che fanno gli oggetti sono gli stessi in tutto il mondo, quindi ci si riesce a comprendere quando si condivide un suono o dei suoni. Un elemento di riferimento è, come tutti sanno, ovviamente non si inventa niente, anche qui il soundscape è qualcosa che Schaffer affronta nel 1977, ma già all'epoca la parola era in voga, è soltanto, diciamo, colui che affronta meglio questo tema, e mi sta molto a cuore quello che Schaffer dice, sostenendo che lo spazio, il territorio di lavoro degli studi che si occupano di soundscape deve essere a metà strada tra la scienza, la società e le arti, perché soprattutto in questa fase recente mi sto particolarmente interessando al rapporto tra arte e scienze, scienze umane e società. Quindi sono fortemente convinto di questo e credo che anche quello che vedremo tra un po' vada in questa direzione. Se ancora ci fosse qualche difficoltà a immaginare come il suono sta nel paesaggio, beh, potremmo immaginare immedesimarci in una persona non vedente. E per questa persona non vedente la percezione del paesaggio passa necessariamente, ovviamente, per la dimensione acustica, per la dimensione sonora. Ho provato a immaginare una suddivisione tra vari approcci differenti, varie modalità di osservazione, una che ho chiamato tecnica, una che ho chiamato descrittiva e una che ho chiamato empatica, che è quella che riscuote la mia maggiore simpatia per quello che conta,
E però cercherò anche di mostrarvi che cosa intendo dire da questo punto di vista. Cioè ci si può misurare con il soundscape, ad esempio sotto il profilo delle scienze dure, con la misurazione. Questo lavoro di colleghi cinesi e giapponesi, che è uscito ad aprile, sostanzialmente focalizza la sua attenzione sulla risposta sociale al Covid-19 catturata attraverso cosa? Attraverso il rumore sismico che c'è stato in Cina e in Italia. Il rumore sismico, ho imparato per la verità, che è chiamato cultural noise, cioè un rumore di fondo che si aggira sopra un Hertz come frequenza e che consiste in attività umane ed è generato dalle attività umane ed è piuttosto caratteristico dei luoghi. Quindi, studiando questo rumore sismico, si riesce a comprendere qualcosa a proposito delle abitudini di vita e di lavoro, dei flussi, dei trasporti e cose di questo tipo. Vado qui veloce perché, come vi dicevo, mi interessa darvi conto di questa possibilità più tecnica, però non è quella sulla quale voglio soffermare più tempo. In alto a sinistra vedete come questi studiosi evidenzino come negli ultimi 20 anni il cultural noise si sia incrementato nel corso del tempo, quello che diceva anche Mauro, no? Lo sviluppo delle città fatto in un certo modo, e quindi vedete che già di per sé c'è un incremento molto forte. Alla fine di quel grafico in alto a sinistra vedete un crollo verticale che è proprio il momento della pandemia. Lo vedremo un attimo più in dettaglio fra un secondo, ma mi interessa anche che questi colleghi di scienze dure abbiano però la curiosità di inserire subito sotto un grafico della diffusione del prodotto interno lordo nei settori primario, secondario e terziario e il numero di veicoli, e quindi mettere in relazione questa impronta sonora, possiamo chiamarla così magari impropriamente, con le attività umane. In basso a destra il grafico più evidente che parte dall'inizio dell'anno, quindi dal giorno zero, inizio dell'anno, ci fa vedere quale sia stato il crollo delle frequenze che rispondono al volume di traffico e quella linea nera, e anche al cultural noise sulla linea rosa e la linea blu, che sono frequenze un po' diverse a seconda del tipo di attività. Questi studiosi hanno analizzato anche Milano, Torino e Roma, riscontrando simili esiti. Lo vedete soprattutto nei grafici a destra, sono così variabili perché naturalmente c'è una forte variabilità giorno-notte, ad esempio quella rossa è una media giornaliera. E vedete come dal cosiddetto lockdown ci sia un calo di questa impronta su Milano, Torino e Roma. Visivamente sembra di maggiore impatto su Roma che non sulle altre città, ma venendo alla conclusione, ciò che loro trovano è che in Cina si registra un calo molto molto consistente, tra meno 4 e meno 12 dB, sostanzialmente immobilità. E in Italia un po' minore, da meno 1 a meno 6 dB, secondo loro. Questo dipende dal fatto che i trasporti pubblici sono stati rallentati, ma non si sono del tutto fermati. E comunque questa è appunto una modalità tecnica di analisi attraverso le rilevazioni. Ma mi domando, bastano le rilevazioni esatte dei decibel o dei cambiamenti di decibel per dirci qualcosa? Un altro articolo di Jennings e Kane ci dice qualcosa. Questo è un articolo del 2013 ed è un articolo teorico a proposito di questo e anche sulla riflessione se esiste un buon soundscape, perché noi quando parliamo di paesaggio lo sappiamo, tendiamo a parlare del bel paesaggio, il paesaggio che va conservato. Sappiamo anche bene che esistono paesaggi non belli, ma ci focalizziamo spesso sul diciamo bel paesaggio, il paesaggio che va tutelato, e qui loro si attivano riflettendo sull'esistenza o meno di un buon soundscape e partono anche dall'approccio tecnico, come vi ho mostrato prima, ma presto portano il loro ragionamento a diversificarsi, andando a valutare sostanzialmente chi è che va a recepire e che deve giudicare
questa qualità del soundscape. E dunque entrano in gioco la demografia, chi sono queste persone, il tipo di attività che si svolge in questi spazi, quali sono i tempi, la caratteristica di questi spazi. Per farla breve, loro dicono sì, esiste certamente la possibilità di percepire un soundscape come positivo, ma questo si può fare in modo per comparazione, ma non come rilevazione numerica. Infatti, sostengono che è praticamente impossibile descrivere un soundscape con le rilevazioni numeriche, quindi un po' a smentire dal nostro punto di vista di umanisti quello che diceva il primo approccio, diciamo, quello tecnico. Tra i fattori che promuovono la positività, questo pure è interessante, la maggioranza dei fattori di positività del soundscape non è correlata al suono, perché è correlata all'esperienza delle persone, a quello che le persone fanno, a quello che le persone vivono, e quindi per qualcuno può essere piacevole anche un martellamento che è continuo, ma che gli ricorda un certo modo di lavorare che c'è in quello spazio geografico. Saltando alla, diciamo, modalità più che ho definito come descrittiva, fondativo, un'esperienza fondativa è The World Soundscape Project, tra gli anni 60 e l'inizio degli anni 70, lanciato ancora da Murray Schafer, che ho già citato prima, che sostanzialmente andava in giro con dei suoi colleghi, come vedete qui in basso a destra, per il mondo, cercando di registrare i suoni che ascoltava e di georeferenziarli sostanzialmente con le tecniche, che era possibile impiegare in quel momento. E quindi c'erano delle descrizioni come Europa Sound Diary, che vedete in alto a sinistra, Five Village Soundscapes, che vedete a destra, e sul Canada, perché Schafer è canadese. Poi si può utilizzare il soundscape anche per le scienze dure con applicazioni scientifiche. Qui, per esempio, vedete come, adesso non vi mostrerò, non abbiamo abbastanza tempo, come uno studio con rilevazioni microfoniche riesce a verificare dove delle specie animali sono diffuse all'interno di un territorio, facendo risparmiare molti soldi e molto tempo di quello che sarebbe invece la rilevazione visiva. Passiamo a vedere qualche altra cosa. Qui dobbiamo andare, se parliamo di Covid, non su esperienze scientifiche, perché non c'è il tempo di pubblicarle e di fare tutte le procedure necessarie, ma ci trasferiamo in esperienze che vengono definite qui artistiche. E sono molti i media, in questo caso è The Guardian, che ci mostrano questo. Adesso provo a spostarmi sul browser per potervi far vedere questa cosa, e vediamo un attimo. Questo che vedete qui è Sounds from the Global Covid-19 Lockdown. Quindi questo sito, che peraltro già faceva questo lavoro di riportare i suoni dal mondo, negli ultimi mesi concentrato su questo e ha attivato un progetto. Adesso vi mostro giusto una prima possibilità. Vediamo un po'. Qui è Roma, non so se sentirete. Forse non sentite niente perché non c'è praticamente niente. Infatti, chi ha caricato questo a livello di Citizen Science, scrive Roma come un paesello, si sentono gli uccellini e poco più. Qui invece è Milano, dove sentite quella che Giulia aveva testé ricordato. Non so se riuscite a sentire, state a casa, uscite solo per questioni urgenti, emergenze, e chiaramente sono moltissimi i suoni che vengono riportati. Questa è un'altra esperienza, vado veloce, di Matt Mikkelsen, che di lavoro fa la persona che registra i suoni nel mondo. Per cosa lo fa? Lo fa per i videogiochi, le televisioni, le applicazioni. E ci dice che è estremamente difficile registrare suoni puliti, perché anche nella foresta amazzonica ogni quarto d'ora passa un aeroplano. Insomma, è molto interessante questo articolo, e sostanzialmente fa il lavoro che abbiamo visto fare prima, ma ad un livello diciamo, più avanzato, più elevato, perché lui ed altre persone che fanno lo stesso lavoro hanno riportato le loro osservazioni
in questo sistema che si chiama SoundCloud. E in Atlas Obscura, che è un atlante delle curiosità e delle particolarità. Ora non vi faccio ascoltare tutto, anche perché dubito che riusciate a sentire bene, ma anche Wall Street Journal, per dire, di quotidiani e di media importanti che teoricamente non si occupano di questo, ha fatto un lavoro di approfondimento dove qui potete sentire, per esempio, gli stessi ambienti in paragone sul prima e dopo. Qui sentite la Penn Station a New York, e questa è la Penn Station in periodo di pandemia. Inquietante come nei film americani, quelli un po' paurosi, si sente solo la musica di fondo, si teme sempre che succeda qualcosa di male. Qui gli spazi di New Orleans normalmente, questi sono gli spazi durante la pandemia. Anche qui un suono leggero lontano. Torno ancora rapidamente sulla presentazione per avanzare un po' e passare poi invece all'altro approccio, l'ultimo di quello che vi avevo descritto. Ops, ho fatto qualche pasticcio. Ecco, sono andato troppo in là, scusate. Un istante. Sono gli artisti e non solo, i cittadini che fanno gli artisti o le persone che usano il suono per mostrare vicinanza, star vicini. E naturalmente ci sono persone che non si erano mai conosciute, che abitavano una davanti all'altra a distanza di una strada, attraverso il balcone invece si sono conosciute. Qui ci sono, li riconoscerete, i pompieri britannici che cantano in supporto dell'Italia, cantano Bella Ciao. Anche questo sarebbe interessante, la diffusione di Bella Ciao dopo il successo della nota serie televisiva spagnola La Casa di Carta, ma adesso non possiamo entrare su questo. I Rolling Stones che si sincronizzano e cantano da casa, il Cash Choir, cioè il coro del divano sostanzialmente, e moltissime esperienze. Questo in basso a destra è il saluto, che purtroppo poi si è rivelato essere l'ultimo, al maestro Ezio Bosso e di tutta la sua orchestra, che ho trovato cosa veramente molto toccante. Oltre a questo, degli artisti, qui Vinicio Capossela, si mettono a disposizione per raccontare. E di fatto anche lo vedrete il paesaggio. Ve lo faccio ascoltare un istante, ruberei altri 5 minuti se possibile, se no dimmi che mi fermo praticamente qui. No, no, finito. Grazie. Allora, questo è Vinicio Capossela che parla di Milano, la città dove è in quel momento, e tutte le sere apriva la sua casa parlando con il pubblico e poi suonando una canzone. Sentirete qui come parla in modo molto, secondo me, poetico, ma qui è una questione di gusti. Molti anni mi sono impigliato in un incrocio molto nella prossimità del magnete della stazione centrale, questo grande edificio assiro babilonese che in questi giorni tace, tace, e i grandi mazzi di rotaie arrivano come rose recise alle sue banchine. E non la percorrono treni, è uno spettacolo insolito, vedere tutte quelle alzaie, tutto quel mondo in cui si impigliano gli indecisi, quelli che rimangono a tiro delle partenze senza mai partire. Adesso la stazione centrale sta lì erta come una specie di tempio delle partenze, reso sacro dal divieto, così come sono resistenti. Un tempio reso sacro dal divieto, mi sembra interessante come costruzione. E poi possiamo vedere anche delle tracce nei video musicali di alcuni artisti. Questi sono i Cowboy Fanga, che è un gruppo musicale che seguo con particolare attenzione, anzi approfitto per fare pubblicità, l'ultimo numero di Geotema, in cui c'è un articolo che parla di loro.
E loro durante la pandemia, non potendo fare i concerti, hanno chiesto ai loro fan, diciamo così, di realizzare, di colorare dei disegni per farci poi un video. E quindi in questo video interessante noi vediamo proprio, si rispecchia una situazione che vivevano tante persone, loro compresi. Vi faccio vedere un brevissimo. Avec la broche, mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver, ensemble on n'a peur de rien. Il signore che qui è rappresentato è un bassista ed è un geografo, insegna geografia all'università, è una cattedra importante nel Quebec. E vabbè, è molto interessante anche questo gruppo di per sé. Finisco vedendo alcune cose che col senno di poi probabilmente ci fanno impressione, almeno questo è l'effetto che fanno a me, perché sono dei soundscape che noi abbiamo visto dalla nostra finestra virtuale, che è il web, di persone che erano affacciate alla finestra, come se fossero state di un altro mondo, come se fossero state di un altro pianeta, cose che a noi non potevano riguardare. E questo fenomeno si è ripetuto sistematicamente. Non so se vi ricordate come noi guardavamo, abbiamo imparato a conoscere Wuhan e il suo paesaggio, non solo soundscape. Proibiscono di fare questo perché dicono che il virus poteva passare dalle finestre aperte. È interessante vedere che questo video data il 28 gennaio e noi lo guardavamo come se fosse una cosa stranissima di un altro mondo, di un altro pianeta, e forse bastava capire cosa succedeva nel soundscape, perché qui nel 13 marzo invece siamo in Italia, in Siena, che è la città in cui io lavoro. E se in questa fase gli europei guardavano noi come fossimo strani in un soundscape tutto particolare, è bastata un'altra settimana o poco più per far sì che anche nelle altre città avvenisse esattamente la stessa cosa. Questa cosa è successa ovunque nel mondo e nel tempo ci siamo guardati da finestre che sono i computer verso balconi fino a che poi dopo si è arrivati fino anche a New York. Quindi concludo veramente adesso e vediamo un po', arrivando a quella che doveva essere la slide. Ecco, volevo chiudere con questo, leggendo poche righe di Sepulveda. La più grande disgrazia è che finiscano le parole e l'albero rimanga orfano di suoni, senza nessuno che possa annunciare il sapore dei suoi frutti, i colori delle sue foglie e la frescura della sua ombra. Così parlò il cieco e gli altri poeti si ritirarono in dolorosa meditazione. Lo faccio perché Luis Sepúlveda, lo sapete, è morto di coronavirus. Tra quelle decine, centinaia di migliaia di morti che
visto che il paesaggio è anche negli occhi di chi guarda, hanno portato via con loro dei paesaggi che non conosciamo e che avremmo potuto conoscere. Grazie. Grazie, grazie Max, e grazie a Giulia e a Mauro per queste prime tre, questi primi tre interventi, direi molto densi, ma anche se ci siamo ovviamente coordinati, ci siamo coordinati un po' prima, ma vedo, diciamo che c'è, sono dei fili conduttori, dei fili che ritornano, letti ovviamente con metodi, con occhi diversi. E proprio a proposito dello sguardo, vorrei condividere con voi, vorrei offrirvi, diciamo, quello che è stato un po' il mio esercizio. Purtroppo, devo dire, da un punto di vista tecnico, l'ho dovuto rendere un po' statico, perché i video e le fonti che ho utilizzato non erano sempre di qualità ottima, e una volta che li ho messi nella presentazione ho fatto delle prove, non rendevano come avrei voluto. Comunque spero che il senso possa passare. Quello, diciamo, che vi offro è una passeggiata attraverso Firenze durante il periodo del lockdown. Ovviamente diciamo, ritroveremo, guardando al paesaggio urbano fiorentino durante la pandemia, riecheggiano i termini del confinamento, della restrizione della mobilità, della riduzione delle attività economiche, del distanziamento sociale, che ci hanno portato un po' a un ridimensionamento dello sguardo. È uno sguardo che, come vedremo, sembra quasi si sia rimpicciolito, e come si è, diciamo, ridimensionato lo sguardo, si è ridimensionato anche lo spazio di relazione. Prima di iniziare, diciamo, vorrei fare una precisazione metodologica. Allora, gli sguardi che vi propongo sono stati elaborati, sono stati selezionati attraverso delle fonti social sulle quali, diciamo, ormai lavoro da diverso tempo. Ho utilizzato una serie di foto tratte dai siti di photo sharing, ma anche da alcuni social network durante il periodo del lockdown a Firenze. La fonte user generated, un po' come abbiamo visto anche nell'esempio del suono, ci permette sicuramente di cogliere un po' dei punti di vista. Ovviamente, diciamo, non è un caso che gli inglesi usano l'espressione the man of the street, dovremmo dire anche the woman in the street, ma per ora contentiamoci di questo, l'uomo della strada, no? Quindi l'uomo chiunque, qualunque, che cosa vede? Quindi c'è sicuramente una dimensione percettiva, quindi si guarda un po' come un'attività scopica, ma c'è anche una dimensione cognitiva, perché lo sguardo seleziona, quindi c'è un po' questa selective vision nella fonte user generated, ma c'è anche una dimensione narrativa, perché nei commenti, negli hashtag utilizzati, in qualche modo trapelano, quindi si riesce a cogliere anche dei valori che vengono assunti dai soggetti durante la visione. Cominciamo, guardiamo come si rappresentava su Flickr Firenze un anno fa, quindi a marzo e a maggio 2019. Una, diciamo, vedete come l'elemento che si ripete è quello del paesaggio panorama, quindi il paesaggio grande, un paesaggio un po' visto, potremmo dire, un paesaggio un po' scenico, no? Quasi appiattito, scusate. Un paesaggio appiattito, quasi un po' distante, sembra quello dell'occhio del turista, o forse anche quello dell'occhio di un tecnico, no? che fa delle misurazioni. Questa, diciamo, rappresentazione mi ha fatto ricordare quello che diceva Kevin Lynch nel The Image of the City, e lui dice: il Duomo di Firenze è un ottimo esempio, un punto di riferimento a distanza, visibile da vicino e da lontano, di giorno e di notte, inconfondibile, dominante per dimensione e forma, legato fortemente alla tradizione della città,
centro religioso e di transito, accompagnato dal campanile in un modo tale che la direzione dello sguardo può essere misurata. Ecco, quindi questa era, diciamo, un po' l'introduzione che avevo fatto, quindi guardare al paesaggio durante la pandemia, le fonti che ho utilizzato, e questa è quella, diciamo, il primo sguardo, no? Quindi dicevo un anno fa come si rappresentava Firenze attraverso le immagini, attraverso queste foto, quindi l'immagine panorama, la grande visuale, dove appunto questo sguardo è oggettivo, scenico, e dove appunto mi ha fatto pensare, vedendo come il campanile, il Duomo di Firenze diventano questi punti di riferimento, questi punti che emergono, a quello che diceva Kevin Lynch nell'immagine della città. Ma se guardiamo che cosa accade un anno dopo, oggi, quindi marzo-maggio 2020, è come se lo sguardo cadesse a terra. Forse sempre per citare ancora una volta Lynch parlava non solo dei landmarks, come poteva essere il Duomo, ma anche delle trame, delle tracce, quelli che sono, che cosa? Le strade, i vicoli. E poi, diciamo, questo sguardo, oltre a essere diventato uno sguardo più ristretto, più piccolo, ha anche, da un punto di vista tecnico, adottato il bianco e nero, che ovviamente nella tecnica fotografica è più evocativo, ci fa quasi, come dire, concentrare di più, non siamo distratti dal colore, dalla molteplicità, diciamo, del dettaglio. Quindi è un campo che si ristringe, dal panorama si passa al particolare, ma è anche uno sguardo quasi un po' irreale, perché mostra una porzione di realtà in un modo anomalo. Cioè, perché la si fotografa? Perché è anomala rispetto a quelle che sono le abitudini di visione. E in più c'è questo filtro sensoriale, cioè la mascherina, cioè il distanziamento. E questo mi ha fatto pensare ad una mostra che è adesso a Palazzo Strozzi e che hanno lasciato a Firenze, ed è l'Ariocene di Thomas Saraceno. Questi palloni volano in aria con la luce e il calore del sole, quindi hanno continuato a volare anche se non c'era nessuno. E questo mi ha fatto pensare a quello che diceva anche Giulia prima, no? Cioè l'aria, il movimento, e quindi una sorta di respiro anche nell'arte. Ma quale paesaggio è stato creato attraverso questo sguardo in questo periodo? E qui vi mostrerò, diciamo, delle tematiche narrative che sicuramente possono essere anche, ovvie, ma che in questo modo, diciamo, dall'analisi delle foto ho potuto vedere dov'è che converge lo sguardo. Converge lo sguardo a Firenze soprattutto sui viali, quindi viali che sono da sempre l'esempio del traffico, della congestione, l'esempio della circolazione, come dire, la trama forte della circolazione urbana, adesso vuota. Sono che cosa? Gli esempi del trasporto pubblico, quindi la stazione senza la tranvia, sono i nodi, la stazione centrale completamente deserta, la stazione degli autobus, fermi, le panchine deserte, i segnali dell'autobus che non ci dicono fra quanto arriva il 23 o il C1 o il C3, ma che ci dice di restare a casa. E questi sono anche, diciamo, c'è anche, diciamo, una scelta spaziale, quindi si passa da delle immagini appunto del nodo, ma soprattutto sono delle immagini della periferia, quelle che si colgono in queste prime immagini. Quindi un'immobilità, sì, ma non sembra che poi siamo veramente tutti immobili, ci si muove anche, quindi ci si muove come? In bici, a piedi, quindi moltissime
le foto che rappresentano i cittadini che passeggiano sui lungarni, nei parchi cittadini. Scusate, non so perché parte da sola, nonostante che non gli abbia dato animazione. E questo mi fa ripensare ad alcuni interventi dei giorni scorsi che hanno pensato, diciamo, a paesaggi di mobilità diverse, forse di mobilità più lente. E queste mobilità nuove si ritrovano anche in questi esempi delle cosiddette consegne a domicilio, quindi non ci si può muovere noi, ma si muove l'oggetto, e quindi ci si sposta per la città con la bicicletta facendo una nuova consegna. L'altra immagine qual è? Firenze non era abituata al silenzio, il silenzio sicuramente rimanda al vuoto, quindi se Firenze per molto tempo è stata sempre disegnata, o comunque negli ultimi tempi si è parlato molto, no, dell'iperturismo, quindi di un sovraccarico di presenza umana nel centro della città, adesso diventa ipervuota. E questo ipervuoto però viene rappresentato sempre nelle fonti social da alcuni testimonial. Chi sono questi testimonial? Sono i principali punti di interesse, ovvero Piazza del Duomo, Piazza della Signoria, il Ponte Vecchio, Santa Croce, che vengono ritratti in questo silenzio, in questo vuoto, che poi vedremo viene in qualche modo anche documentato. E ancora una volta è Piazza del Duomo, che già come veniva rappresentata in alcune pitture del fra 500 e 600, diciamo come il luogo, diciamo la scena della peste, della pandemia, oggi viene rappresentata come il centro, quindi l'anima della città, che però è vuota. È vuota e viene descritta anche da metafore descrittive come questo hashtag del Desert City, quindi una città deserta da un punto di vista forse della componente umana, ma che però viene forse anche ripopolata da altri personaggi, come si può vedere il cane che corre, i piccioni che adesso forse sono liberi di vagare attraverso la città, un po' quello che Sestini avrebbe detto la regressione, no, della natura, quindi un'altra componente che riprende il suo spazio che prima forse era limitato. Ci sono anche altri sguardi che potremmo descrivere come oggettivi e irreali, se volessimo usare il linguaggio, diciamo, della macchina da presa, e sono state tutti quegli sguardi fatti dai droni, da moltissimi droni che hanno sorvolato Firenze, ma comunque anche molte altre città, dall'alto, proprio per testimoniare, come vedete, l'esempio, diciamo, per testimoniare, diciamo, questa situazione di vuoto, di silenzio, di poco traffico. Ma scendendo a terra, quindi gli altri paesaggi, quali sono? Sono gli spazi della prossimità quotidiana, del vissuto quotidiano, o come diceva la normativa, nei pressi della propria abitazione. Sono gli spazi, diciamo, che mettono in evidenza che cosa? Il bisogno primario, quindi gli acquisti quotidiani, degli acquisti che però devono essere gestiti a una certa distanza. Quindi se, diciamo, il tema ricorrente è quello della coda, la coda davanti alla farmacia, la coda davanti al supermercato, ma anche la coda davanti a moltissimi mercatini rionali che sembrano aver riacquistato una certa attrattività, forse per la componente che noi ritroviamo più umana, forse più, comunque sia più vicina, ma forse anche di qualità. E in questi spazi, qui forse potete vedere anche un intruso, quindi questo è un omaggio a Mauro, quindi al personaggio medievale, al dottore, che anche lui ha la mascherina, una mascherina che viene riempita di erbe aromatiche sia per purificare l'aria, ma anche forse per nascondere il cattivo odore della peste.
E questi sono i nuovi spazi condivisi, il marciapiede. Il marciapiede è grande abbastanza per accogliere tutti. Ho visto proprio, mi è caduto lo sguardo proprio su un articolo pubblicato sul Guardian qualche giorno fa, dove alcuni colleghi geografi hanno provato a misurare la grandezza dei marciapiedi in diverse città britanniche per dimostrare come alcuni marciapiedi sono piccoli, sono stretti, quindi non possono garantire quello che viene richiesto, cioè il distanziamento. Quindi questa è anche una dimensione di uno spazio pubblico nuovo che forse, diciamo, per un po' di tempo è stato dimenticato. Lo sguardo poi diventa più vicino, più intimo, più relazionale, ma oggi anche di pratica, e quindi è lo sguardo dalla finestra, è lo sguardo del io resto a casa. E le finestre rappresentate, diciamo, attraverso le fonti social, non sono le finestre dei palazzi storici del centro, ma sono le finestre della casa qualunque, della casa di periferia. La finestra che diventa un po' questo spazio osmotico, diciamo, tra una dimensione intima, una dimensione condivisa, ma forse anche di solidarietà. No? Mi ha fatto un po' ricordare la finestra sul cortile di Hitchcock, no? Dove si vede, siamo quasi un po' voyeur anche, no? Perché si guarda che cosa fanno gli altri, ma si chiede anche benessere, cosa si fa. Si colma il silenzio con la musica, con un movimento per sentirsi attivi, quindi c'è sì un silenzio, ma un silenzio, come ci faceva notare Massimiliano prima, viene colmato. E in questo senso ho riflettuto, diciamo, su che cosa? Ho riflettuto su questa citazione di Bauman che dice: quando si evita a ogni costo di ritrovarsi soli, si rinuncia all'opportunità di provare la solitudine, quel sublime stato in cui è possibile raccogliere le proprie idee, meditare, riflettere, creare, in ultimo analisi dare senso e sostanza alla comunicazione. Quella comunicazione che ho utilizzato, diciamo, per costruire questo esercizio è una comunicazione che viene dopo lo sguardo. Quindi che cosa ci ha fatto dopo che l'abbiamo guardato? Che cosa hanno fatto i fiorentini? I fiorentini hanno fatto delle proposte, hanno fatto delle proposte che sono state veicolate attraverso le fonti social, come ad esempio questo giovane che ha questa pagina Facebook che si chiama Wikipedro. E purtroppo i video erano molto carini, ve l'avrei voluti far ascoltare, anche perché non credo che riusciate a sentirlo. Sicuramente possono essere piazze, chiese, università, stati. E Wikipedro dice: giriamo in bici, facciamo un gioco, quindi cerca anche di condividere, quindi cerca anche di mettere diciamo, a disposizione della comunità la sua passione per la bicicletta. In un altro video parla addirittura della sindrome di Brunelleschi, e lui dice: perché la sindrome di Brunelleschi? Perché voglio riportare i fiorentini in centro. E lui dice: non ci sono turisti? Ci siamo noi tutto l'anno, che problema c'è? Veniamo qui, guardiamo. E lui dice: una Firenze così bella non sarà mai vista. Finalmente si sente parlare fiorentino. Vi avrei voluto far ascoltare questo perché riecheggia un po' Benigni quando ci legge Dante o quando ci racconta la Firenze in modo molto toscano e molto fiorentino. Senza stare diciamo così, a discutere sulla bontà o meno diciamo di questi commenti, quello che è interessante è che se si raccolgono attraverso le fonti social i suggerimenti,
si vede che il cittadino ha riflettuto e quindi propone quello che già è emerso anche dalle presentazioni precedenti, propone di rivedere, quindi di rimmaginare anche la città, chi propone anche cose abbastanza, come dire, inverosimili, come delle cabinovie che possano collegare il centro di Firenze a Fiesole, oppure tapis roulant lungo i lungarni per far passeggiare gli anziani, però sicuramente anche chiudere al traffico il centro per dare spazio ai tavolini dei ristoranti, promuovere una mobilità green, finalmente si propone una tranvia circolare, non sempre centripeta, come invece sembra sempre essere, diciamo, la modalità privilegiata dei collegamenti veloci, un'arte diffusa, quindi un'arte che dia maggior spazio all'artigiano, i centri giovani, centri arte per i giovani, più arene, più spazi aperti e anche la valorizzazione di risorse culturali meno note, come ad esempio il Liberty a Firenze. E ovviamente una domanda di verde pubblico, si chiede più alberi, si chiede un'agricoltura, una piccola agricoltura nella piana. E tutte queste varie proposte, proprio un paio di giorni fa, sembrano essere state raccolte dal sindaco di Firenze, che propone un progetto Rinasce Firenze, dove si parla di città policentrica, centro storico nuovo, vivere gli spazi urbani, mobilità green, un'economia cittadina, la cultura diffusa, una smart city, una cura della persona. Quindi, come dire, forse Bruno ieri parlava nella conclusione di essere ottimisti o meno, ovviamente lui lo ragionava in termini metodologici e teorici, ma qui forse si può essere anche ottimisti e quindi perderemo, diciamo, questi segnali un momento che il Covid sarà scomparso, forse questi segnali a qualcosa serviranno per rivedere una gestione, sicuramente una pianificazione diversa degli spazi urbani. Quindi se noi siamo entrati adesso nella fase 2, noi potremmo lanciare, diciamo, una fase 2 anche dei nostri incontri e del nostro fare da geografo. E quindi cosa potremmo fare? Potremmo cercare di raccogliere e rileggere tutte queste suggestioni anche da un punto di vista teorico. Ora ho scelto qui un'immagine di Egerstrand che forse stride un po' con certe dimensioni qualitative, però il famoso cubo tridimensionale di Egerstrand ci faceva vedere delle dinamiche spazio-temporali relative alle pratiche quotidiane, con dei luoghi, dei nodi dove queste pratiche si coagulavano e quindi si arrestavano. Quindi potremmo ripensare a questo, ad esempio, oppure potremmo ripensare anche a reintrodurre delle dimensioni non soltanto quantitative di spazi e tempi, ma anche delle dimensioni qualitative, quindi vedere, diciamo, la città con nuovi occhiali. E dove sta il paesaggio? Vorrei riprendere forse, diciamo, una citazione che era stata fatta da Jean-Marc Bess, quindi un ruolo terapeutico, perché in tutte queste fonti che ho esaminato sembra sempre che si cerchi, come dire, un paesaggio che in qualche modo ci fa star bene, quindi che richiama a un benessere, che richiama a una qualità della vita. E queste immagini che noi abbiamo così analizzato attraverso lo sguardo sicuramente possono essere arricchite anche da forme di sensorialità diverse, come abbiamo visto nelle rappresentazioni nelle presentazioni precedenti. E quindi diciamo, per il momento devo concludere, posso dire che il paesaggio ve lo possiamo o l'abbiamo in questo caso consegnato a domicilio. Devo ovviamente citare
i credits, perché le foto che abbiamo visto non sono, alcune sono mie, ma altre sono ovviamente di autori presenti su Flickr, e nel video i due giovani che suonavano sono i figli di un collega dell'Università di Firenze. Grazie. Bene, a questo punto abbiamo diciamo ancora un po' di spazio a disposizione rispetto a quello che ci eravamo dati, e quindi se qualcuno dei presenti vuole porci delle domande, magari prende la parola e ci può fare delle domande, e noi siamo a disposizione per cercare di rispondervi. È il silenzio quotidiano. Ecco, magari posso, visto che tutti sono diventati timidi, diciamo, non è ovviamente semplice cercare di, vuol dire, di ricucire diciamo la nostra mattinata, però secondo me ci sono, appunto, come dicevo prima, dei fili conduttori, no? Cioè Mauro prima parlava appunto di questa urbanistica introversa, no? Quindi io l'ho ritrovata anche nello sguardo, no? Quindi uno sguardo che da grande, dal panorama, da questo sguardo quasi appiattito, diventa quasi uno sguardo col binocolo, no? Dove si vuole guardare un po' più da vicino. Certo, ci trova, come dire, forse ci trova un po' in difficoltà, no? Perché dobbiamo passare forse da spazi che abbiamo immaginato come spazi, diciamo, condivisi, spazi pubblici, a spazi che entrano un po' in quella che Giulia chiamava una bolla, no? Cioè noi entriamo in una bolla più privata, in una sfera più intima, che però abbiamo visto forse offre anche delle nuove opportunità di quella che oggi, diciamo, cerchiamo di promuovere sicuramente, che è la creatività, no? Perché abbiamo visto che diciamo in questo frangente l'essere rinchiusi o diciamo così, avere degli spazi di movimento molto limitati, ci ha fatto capire anche quella, diciamo, ci ha fatto ripensare un po' alla prima legge della geografia, no? Le cose lontane, sì, siamo tutti collegati, però le cose vicine sono un po' più collegate di quelle lontane. Quindi questo è un po' diciamo il famoso paradosso che viviamo quotidianamente, no? Se la globalizzazione sicuramente ha favorito una circolazione del virus che non ha conosciuto frontiere e niente, però ci ha riportato a una dimensione della prossimità, quindi dello spazio vicino. E in questo spazio vicino forse abbiamo riapprezzato delle dimensioni che prima venivano forse trascurate, quindi pensiamo al suono, al rumore, che forse era letto, comunque sia, è stato in tempi recenti studiato come uno degli elementi, diciamo, della qualità della vita, quindi in relazione all'inquinamento acustico, altro, però è diventato anche un suono di qualità, no? È diventato un suono di qualità, per esempio, con la musica, e una musica che forse in certi casi ha coeso anche a livello globale, pensiamo alla Bella Ciao, che è stata cantata e suonata nelle più diciamo diverse situazioni, ma anche ovviamente in diversissimi contesti a livello mondiale. E forse, diciamo, in questo senso potremmo parlare di una solidarietà, no? Quella di cui parlava anche Giulia. C'è stato questo elemento
coesivo di condivisione, ma forse di condivisione di sapere, ma forse di condivisione di risorse. E questa condivisione sicuramente è una condivisione che è passata attraverso i canali digitali, attraverso una tecnologia, come avete visto, le fonti social che io ho utilizzato per vedere che cosa su cosa si sofferma lo sguardo, diciamo, ho potuto accedere a queste fonti grazie, diciamo, a una condivisione di risorse, in questo caso una condivisione di informazione. Quindi le user generated, le fonti user generated stanno proprio, ci permettono, diciamo così, di affrontare anche temi che si stanno svolgendo adesso per raccogliere certo un punto di vista e poi dovremmo validare per capire se è condiviso da tutti, da chi è condiviso, e quindi, diciamo, il lavoro da fare è sicuramente ancora molto. Io mi fermo qui e vorrei magari... Cristina, posso fare una domanda a Mauro? Certo. Volevo ringraziarvi tutti e tre, davvero è stato molto bello per me ascoltarvi, anche, diciamo, in quella preparazione di 5 minuti è uscito fuori questo, insomma, abbiamo lavorato secondo me bene, scusate, non è per non essere modesta, però io ho sentito risuonare tante cose. Una cosa mi aveva colpito, vabbè, a parte proprio l'idea che mi sembra molto bella, Mauro, è... Tu parlavi di questo rapporto selvatico-umano, ma anche dei bestiari, che come si sa, diciamo, vanno verso una rilettura del mondo anche in chiave morale. E mi chiedevo però se avevi pensato, quando parlavi di questo, al nostro rapporto attuale con gli animali, quando diciamo, possedere un animale era diventato... diciamo nella satira, no, me lo presti perché vorrei uscire 10 minuti, no? Cioè, quindi se ti era venuto, se avevi approfondito, magari invece non lo hai fatto, però ecco, mi aveva ovviamente anche nella dimensione più globale di questo rapporto attuale con gli animali, con gli animali domestici, ecco, grazie. Grazie, bella domanda. No, non avevo fatto una riflessione su questo nello specifico, anche perché ciò che mi aveva suggerito il bestiario medievale era il rapporto con le bestie intese come fiere, intese come mondo selvatico, come mondo animale altro rispetto a quello addomesticato e domestico, diciamo, che però effettivamente è un fenomeno emergente oggi, e ancora di più l'ha avuto con il coronavirus, ma era esistente già prima. Io ho visto in alcune località di vacanza, qualcuno mi ha detto che gli italiani li riconoscono perché hanno gli animali, si portano dietro gli animali. E quindi probabilmente, io non ho fatto un'indagine su questo, ma credo che ci connoti abbastanza questo aspetto, come dire, anche della pet therapy, non so come definirla, come una dimensione di individualismo spiccato in cui l'animale funziona da animali da compagnia, appunto, in qualche modo segnala la nostra individualità, il nostro forte individualismo. Però non ho fatto effettivamente una riflessione su questo in rapporto al coronavirus. Cioè, credo che il coronavirus abbia sicuramente accentuato una tendenza al rapporto con l'animale molto, molto profonda, molto, diciamo così, emotivamente molto forte. E quindi possiamo registrare in questo una difficoltà, una mancanza di rapporto sociale che in qualche modo viene surrogato nel rapporto con l'animale. Adesso io dico surrogato con tutto rispetto per gli animali, ma insomma è chiaro che la relazione sociale è una relazione più complessa, che richiede più fatica, più impegno rispetto alla relazione con un animale che magari è più essenziale, diciamo, dal punto di vista dei bisogni. Però ecco, al di là di questo io non sono andato effettivamente, quindi non... mi piaceva molto di più pensare che in questo mondo animale che emerge dentro il coronavirus entrano degli animali che non avevamo considerato, e quindi tutta una sfera, diciamo, di rimosso e di espulso, diciamo, di espulsione che rientra. Ok, grazie, diciamo, però se ci volessi tornare sull'animale domestico, ricordati anche che
diciamo, gli animali servivano ad attirare le pulci, no? Cioè gli insetti piccoli, cioè quindi su di loro e non sul padroni, quindi c'era un rapporto complesso anche nel domestico. Anche nel domestico, vabbè. Invece, beh, è interessante. Invece volevo forse rispondere così una suggestione a Gianluca che chiedeva in chat come i geografi possono aiutare gli architetti, urbanisti e progettisti. Ovviamente è sempre difficile ergersi a maestri di qualcun altro, però pensavo a questo nel momento in cui vi sentivo, vi ascoltavo. Anch'io sono rimasto molto colpito e molto interessato dai vostri interventi e pensavo a come di fatto un elemento accomunasse tutti al di là delle differenze ed è il cogliere delle opportunità da questo momento, no? La volontà di leggere la realtà con delle chiavi di lettura diverse, quindi in qualche modo allargando il nostro orizzonte. Io credo che la geografia abbia proprio questo scopo, no? Nel senso che, essendo così materia così generale, possa nella sua debolezza di materia generalista offrire degli spunti di riflessione che vanno al di fuori, diciamo così, del compartimentato, perché spesso l'architetto, l'urbanista in qualche modo lega lo spazio alla funzione, ecco. E quindi questo sguardo del geografo, secondo me, ci consente di guardare oltre quello che è il rapporto stretto spazio-funzione e cogliere in un certo senso tutto ciò che è al di fuori della funzionalità per la quale vengono pensati determinati spazi. Grazie. Dunque, vedo nella chat che abbiamo una domanda da Vincenzo Todaro, che avrebbe una domanda sullo... Sì. Buongiorno. Buongiorno Vincenzo. Io sono un ricercatore in urbanistica all'Università di Palermo. Ringrazio tutti per le sollecitazioni veramente interessanti fornite in questi giorni e anche stamane, ovviamente. La mia riflessione è relativa proprio alla questione dell'occasione mancata, cioè ovvero rispetto al momento che abbiamo vissuto, che è stato fortemente, come dire, vissuto drammaticamente da tutti noi, sembrerebbe profilarsi quasi un desiderio della sua, non dico permanenza, ma della possibilità di poterci lavorare con maggiore, diciamo, tempo, mentre in realtà il mondo e la realtà sembra andare velocemente, come anche giusto che sia, verso, diciamo, il ritorno alla realtà precedente. E tutti noi ci troviamo non soltanto a riflettere, ma anche a scrivere moltissimo in questi giorni su questi temi, cioè sul ripensamento di un modello sociale, di organizzazione della città e dei territori che tenga in considerazione in maniera più efficace l'equilibrio con l'ambiente e la natura. Quindi in realtà la mia domanda è: in che modo, a vostro parere, è possibile sospendere un attimo questa corsa, no, sul fronte della ricerca e poi magari sulle politiche, questa corsa al ritorno alla normalità e individuare strategie o anche appunto politiche che possano essere, diciamo, di varia natura, anche urbanistica, per evitare, diciamo, che tutto questo appunto rimanga esclusivamente una occasione mancata. Già in parte forse Mauro ha prima accennato ad una risposta, però mi piacerebbe che si riflettesse ulteriormente su questo argomento, anche perché le cronache e anche, diciamo, le riflessioni pubblicate in questi giorni sui giornali, anche a livello internazionale, come dire, lanciano questo grido di allarme. Grazie. No, non so se Massimiliano, Giulia o Mauro vogliono rispondere, posso provare a dare una risposta io a Vincenzo, che non è semplice ovviamente, perché diciamo per come lavoro io cerco sempre, diciamo, ultimamente di cogliere quelle che sono
chiamiamole così, delle strategie proattive individuate che vengono dal basso, poi necessitano ovviamente dei canali di comunicazione con chi effettivamente poi agisce sul territorio. Potrei fare degli esempi, anche Massimiliano prima citava la citizen science, cioè ci sono stati degli esempi delle suggestioni che venivano dal basso poi hanno corrisposto delle azioni pratiche. Faccio un esempio: a Londra si voleva costruire una nuova pista alla stazione, all'aeroporto di Heathrow, e gli abitanti della zona per più di un anno hanno raccolto, guarda caso, proprio quello che era l'inquinamento acustico. Dopo aver raccolto e monitorato il danno che avrebbe potuto portare una nuova pista a Londra, sono riusciti a bloccare questo progetto. Ecco, quindi sicuramente c'è bisogno di pensare anche a una modalità di intervento, e questo forse rispondo un po' anche alla domanda che vedo che Pierangelo Miola aveva fatto. Quindi ci sono possibilità per ragionare, per collaborare fra geografi e urbanisti e architetti. Quindi sicuramente è questa dimensione spaziale, è una dimensione spaziale, come dire, più colorata da una dimensione o da una percezione locale, quindi da una conoscenza di quello che è il contesto in cui la proposta viene elaborata, che sicuramente può andare a colmare o comunque sia interagire con un'azione più prettamente urbanistica. Su quanto i nostri politici siano pronti a questo modo di lavorare, preferisco non rispondere. Siamo un po' indietro, per non dire altro. Sì, infatti sono d'accordo con te, tanto più che secondo me c'è stato, a quanto pare, sembrerebbe, questo grande inganno che sia diminuita così tanto l'inquinamento, e adesso si dice che non è stato propriamente così, quindi credo che se c'era stata un'idea di dotarsi di delle misure verdi, questa riprova che poi l'inquinamento non è così diminuito sfavorirà ancora di più delle politiche sempre più difficili. Mi è piaciuta, Cristina, la tua immagine sui marciapiedi, perché insomma una cosa, secondo me, che un'idea che mi era venuta in mente durante il lockdown era quello che forse nel momento della riapertura raddoppiare i marciapiedi, diminuire le strade carrozzabili, avrebbe creato un doppio effetto positivo, cioè un incremento del muoversi in maniera veramente alternativa, e forse anche rilanciare un'economia, quella turistica o comunque dei bar, eccetera, che avrebbero potuto godere di spazi più ampi. Però ovviamente, visto che anch'io sono dell'Università di Palermo, caro Vincenzo, non mi sembra che abbiamo letto granché da questo punto di vista quando abbiamo pensato o hanno pensato alla nostra città. Mi aggrego anch'io nella risposta per accennare, era anche la domanda che poi volevo fare. Credo che questa risposta abbia bisogno da parte nostra di capire cosa ci aspettiamo di dover fare. Ci aspettiamo di dover essere attivati da parte di decisori, politica, visione, oppure, come con Mauro abbiamo visto molte volte, public geography, discorsi che abbiamo fatto diverse volte, oppure pensiamo che il nostro ruolo sia comunque un ruolo di avviatori, non avviatori con le ali, no? Di avviare qualcosa, cioè di innescare qualcosa. E qui mi veniva in mente, riprendevo una cosa che diceva Cristina, quando Cristina parlava del benessere,
e lo agganciava alla qualità della vita e anche in qualche modo al paesaggio, anche quello va allenato. Cioè tutti sono d'accordo ed è giusto che bisogna, per stare bene bisogna allenare il fisico, quindi bisogna correre, runner, c'è stato un dibattito interessante anche quello da un altro punto di vista, ma l'allenamento culturale, l'allenamento a guardare il paesaggio, l'allenamento a riconoscere la complessità, l'allenamento a riconoscere la qualità e a trarne, come dire, qualità della vita a nostra volta, non sono anche questi elementi che sarebbero molto importanti e utili in senso generale? E allora non dovrebbe essere questo il nostro compito? E ritorniamo un po' a quello che volevo chiedere agli altri relatori e un po' a tutti. Il nostro compito di geografi qual è? Descrivere quando qualcosa avviene oppure immaginare e quindi essere creatori di qualcosa? Cioè rischiare e provare a immaginare qualcosa e vedere se si riesce a realizzare, a metterla in campo con lo sguardo multifocale, multiscalare di cui parlava Mauro, in qualche misura citato anche da Giulia. Ecco, la risposta che mi veniva di dare con altra domanda inserita è questa. Producendo delle carte tematiche con determinati tematismi, siete già dei progettisti? Perché facilitate il lavoro di architetti, urbanisti, paesaggisti, indirizzandoli verso determinate forme di analisi che sono importanti, no, per tutto quello che avete detto prima. Il problema italiano è il fatto che i progettisti del paesaggio sono in teoria infiniti, no, tanti, e molti lo fanno senza avere la conoscenza giusta. Quindi bisogna cercare di sovrapporre tutti questi layer di conoscenza, però politicamente bisogna anche fare chiarezza su chi sono le persone che intervengono nella progettazione degli spazi urbani, nella progettazione del paesaggio, la pianificazione del territorio, perché anche con tutte le diverse sfumature sono ruoli che vanno riconosciuti perché sono diversi di fatto. E quindi il vostro ruolo di geografi io lo trovo molto importante. Io qualsiasi cosa faccia nella progettazione del paesaggio cerco sempre delle cartografie, delle informazioni storiche, delle informazioni geografiche che soltanto voi riuscite a, no, a estrapolare, a ricercare, perché anche, diciamo, avete, no, è il vostro ruolo di fatto. Poi chiaramente il confronto sulla conoscenza cartografica è già una forma di progettazione, quindi questo ci tenevo a dirlo, però bisogna fare chiarezza dal punto di vista istituzionale. Grazie Gianluca per il sostegno all'intervento geografico anche da lontano, ne abbiamo sicuramente bisogno. Non so se hai ascoltato ieri c'erano anche alcuni interventi dove parlavano gli interventi erano a proposito dell'insegnamento e quindi come si insegna il paesaggio, quindi questa sì. Può essere, come dire, un po' anche questa un po' ottimistica, no? Però io per esempio insegno in un corso internazionale e quando utilizzo il paesaggio vedo che studenti che provengono da aree completamente diverse vedono, interpretano il paesaggio in modo molto diverso, cioè quel gaze, quell'occhiata si concentra su elementi, su questioni abbastanza diverse, e quindi insegnare a come leggerlo, diciamo, quali avere un awareness maggiore non è solo, diciamo, un nostro compito da accademici, ovviamente, ma è un compito un po' da cittadini, quindi più da accademici. E Jean-Marc Bess parlava del principio di azione, no? Quindi diciamo una geografia che sicuramente scende in campo. Comunque, grazie per le sollecitazioni. Se non vi dispiace, dunque, c'era un'altra domanda da Francesca Sabatini. Prego, Francesca. Eccomi, grazie. Mi sentite? Mi vedete? Sì, ti sentiamo.
Allora, buongiorno, grazie per questo incontro che ho trovato veramente ricco e stimolante. Anch'io sono una dottoranda in geografia dell'Università di Palermo e la mia domanda è per tutti, ma forse in particolare per il professor Varotto. Negli interventi ho ritrovato due temi che secondo me sono centrali, almeno nella mia analisi della situazione pandemica. Da una parte l'assenza della presenza e dall'altra il moltiplicarsi del progetto. Ovvero, nella fase 1 abbiamo avuto a che fare con il vuoto creato dalla chiusura nel privato, quindi dall'interruzione delle attività, un vuoto che non è stato però un vero e proprio vuoto, appunto è stato più una sottrazione di presenza. E infatti sono rimaste le tracce della nostra presenza. E sono comparse delle presenze altre. La città è stata riempita, da flora e fauna urbane, come si vedeva appunto con le registrazioni di Massimiliano Tabusi, ma riempita anche dai corpi della polizia, dell'esercito, ora, degli assistenti civici, nelle campagne. Nell'impossibilità di far viaggiare i raccoglitori stagionali dall'est Europa sono aumentati gli irregolari che lavorano nei campi a nero e questo ha aperto un dibattito per la loro regolarizzazione che, lasciatemi dire, è stato abbastanza penoso, nel senso che si è connessa la cittadinanza al lavoro, alla produttività, all'utilità. Quindi, per tornare alle parole di Bess, dei paysages nourrissants sì, ma la cui produttività è rimessa al lavoro di altri e un lavoro che si pone come negoziazione di legittimità in qualche modo. Quindi qui arriva la mia domanda per il professor Varotto. Nel vuoto, nell'assenza della presenza, di fronte a questi paesaggi deumanizzati, in qualche modo però si assiste al moltiplicarsi del progetto, che è sia progetto architettonico, abbiamo assistito alla costruzione di decine di pronti soccorsi e strutture per l'emergenza, ma è anche progetto politico. Sono le settimane e saranno i mesi delle politiche per il rilancio, che non a caso chiamano in causa il tema della ricostruzione. Si pensa alle grandi opere, infrastrutture, insomma, una sorta di piano Roosevelt post-pandemia. E tra queste, in questo grande dibattito, c'è anche il dibattito connesso al tema dei borghi, ripopolare i borghi spopolati come risposta alla crisi pandemica. In particolare, Stefano Boeri ha aperto una discussione sul tema di ripopolare i borghi per facilitare la dispersione, ha parlato di una sorta di ritrazione dall'urbano. E il dibattito che poi si è costruito su giornali, dirette Facebook, ha presentato questo nuovo paesaggio di borghi come scenario di una migrazione dalla città. Si è parlato e si continua a parlare di new rurals che invadono i borghi alla ricerca del pittoresco e della banda larga per fare lo smart working in qualche modo. Ovviamente estremizzo, però è vero che il dibattito, almeno questo, non ha tenuto in alcun conto il paesaggio rurale nel suo complesso, cioè inteso come paesaggio produttivo di cui sfamarsi e che ha bisogno di essere riattivato nella sua capacità produttiva, competitiva, generativa di risorse e quindi non solo e non soprattutto come paesaggio residenziale e ristorativo in qualche modo. Quindi la mia domanda è questa ed è in qualche modo simile a quella di Vincenzo Todaro sull'occasione mancata, ma anche a quella di, cioè interseca a quella di Massimiliano Tabusi sul compito del geografo. Cioè, secondo voi, secondo lei, la crisi pandemica su questo come su altri temi sarà sufficiente a porre le basi per una reale inversione dello sguardo o, come poi spesso le emergenze fanno, finirà per ampliare le disuguaglianze e i divari che nel caso della mia domanda sono disuguaglianze e divari territoriali e socio-economici. Questo. Grazie. Provo a dire qualcosa, ma ovviamente la domanda è molto interessante, intelligente e apre una complessità di questioni. Sull'assenza della presenza, sì, quel vuoto in realtà è un pieno. Ricordiamoci sempre Dorin Massey, che dice che lo spazio vuoto non esiste. Quindi, nel momento in cui si svuota di qualcosa, emerge il pieno di qualcos'altro che avevamo forse compresso, schiacciato, no?
Su questo aspetto credo che anche la geografia abbia un ruolo, appunto, cogliere questa complessità di elementi che esistono, che coesistono, cercando di far emergere il valore di ciò che era stato schiacciato prima e che può invece avere risalto oggi, e questa è l'occasione per farlo, appunto, in tutte le battaglie, anche quelle per la riconsiderazione del ruolo dei migranti, per esempio. Peraltro è sparita, il coronavirus ha fatto sparire questa retorica antimigratoria, paradossalmente, perché ci siamo resi conto che ci sono cose che migrano a prescindere dalle persone, e quindi ha rotto un pochettino il giocattolo salviniano in questo caso, che infatti è rimasto zitto in questo periodo. No, l'altra questione invece che mi interessa molto è quella del ripopolamento dei borghi e del moltiplicarsi del progetto. Beh, è chiaro che adesso c'è un rischio molto forte, perché prima il rischio grosso era che non ci fossero risorse, adesso la sensazione è che il rischio sia quello opposto, cioè che ci siano una gran mole di denaro che arriva e che non si sa bene come spendere, e addirittura rischiamo di spendere male. E qui effettivamente la sfida è grande, e ovviamente io non ho, come dire, non ho la pretesa di dire al governo cosa bisogna, cosa non bisogna fare, però mi limito a osservare questo, che questo discorso del ripopolamento dei borghi è qualcosa che sta emergendo da molto tempo, non è soltanto una fase del coronavirus. Ovviamente il coronavirus è come se l'avesse accentuata questa esigenza, ma un sintomo di stanchezza, tra virgolette, di questo ammassamento urbano, o comunque, diciamo così, di questa alienazione, che poi ha tante origini, tante situazioni, chiaramente. Noi, soprattutto chi si occupa di montagna, la sta registrando da parecchio tempo, dagli ultimi 15 anni, anche con la crisi economica del 2008-2009, insomma, questa cosa era evidente. Ma chi torna in montagna, in realtà, al di là, diciamo, del caso Cirri che ho citato, non punta a tornare in quelle zone soltanto perché vuole essere tranquillo dal virus e avere la banda larga per fare la vita urbana che faceva prima. Se noi andiamo a vedere le traiettorie di chi torna ai borghi, in molti casi sono proprio quelli che poi De Matteis ha definito i nuovi montanari, insomma, sono persone che hanno voglia di impostare in maniera diversa la loro vita. E quindi in questo senso sono delle traiettorie interessanti, perché sono portatori di progetti nuovi. Queste sono proprio progettualità, non grandi opere, non grandi progetti, sono micro progettualità che però stanno rilanciando tante piccole realtà abbandonate, dimenticate. Ecco, io in questo sarei anche un po' scettico nei confronti degli abbandonologi, perché l'abbandonologia è una materia molto bella, affascinante, ma dall'altra parte è anche, vedo in questo il rischio di chi vede nell'abbandono qualcosa di positivo, cioè un vuoto che serve a compensare un pieno, ecco, un troppo pieno, ecco, intendiamoci. Ne ho scritto anche su questo libro che uscirà, non voglio fare uno spot, però insomma, uscirà per i tipi dei Naudi, appunto Montagne di Mezzo, dovrebbe uscire qui a fine mese. Insomma, quando parlo di Montagne di Mezzo, parlo di montagne come luogo di mediazione, e quindi di fatto penso che la montagna non debba essere semplicemente, come dire, lo sfogo del troppo pieno urbano. Su tutto questo credo che dobbiamo veramente ragionare, proprio dilatando l'idea di urbanità, come dicevo prima, e ripensando anche a un progetto diverso, insomma, per queste aree. Ecco, non so se ho risposto, perché tu hai fatto una domanda molto complessa e sicuramente ci sono tante altre cose su cui riflettere, su cui ragionare. Sul tema dell'ingiustizia sociale è sicuramente altro tema importante. Credo che ci sia uno stimolo da questa fase, che è emersa anche dalle fotografie di Cristina, a concepirci tutti in maniera un po' più democratica, no? un po' più appiattita, diciamo. Ci ha un po' resi tutti un po' più uguali questo virus. Se prendessimo spunto da questo per ripensarci in maniera un po' più, come dire, inclusiva, non sarebbe male. Grazie per la risposta. Grazie Mauro, grazie per le domande molto interessanti.
Allora, penso che potremmo continuare, avrei voglia di continuare, diciamo, nel dibattito, ma è anche vero che, diciamo, il tempo, è passato e penso che dovremmo arrivare alla, purtroppo alla conclusione, della nostra mattinata. E in questo caso, chiederei al nostro presidente Egidio D'Ansero che credo sia nascosto dietro a qualche. Ecco, adesso si vede. Se diciamo ci farebbe piacere se tu volessi concludere questa esperienza, che direi dal punto di vista anche di, diciamo, della Società di Studi Geografici, penso sia stata un'esperienza più che positiva, anche noi ci siamo lanciati per la prima volta nella riunione virtuale, ma mi sembra che sia stata, diciamo, tirando la somma, sia stata molto positiva, sia nel numero dei partecipanti, sia nella qualità. Quindi in questo caso ci sono mancati i coffee break e i pranzi, durante i quali, cioè, ci si guarda anche negli occhi per vedere se siamo sempre uguali, con qualche ruga in più o in meno e così, però direi che non è stata un'occasione perduta. L'avrei vista un'occasione perduta se non ci fossimo incontrati. E quindi lascerei la parola a Egidio per un saluto finale o un commento finale. Grazie Cristina, grazie a tutti. Complimenti prima di tutto per la sessione di questa mattina, perché è stata davvero molto interessante. Complimenti per tutti e quattro gli interventi, Cristina, per aver organizzato e gestito questa degna conclusione del convegno. Già nella, diciamo, plenaria conclusiva della prima parte con le sessioni di ieri, quindi ho già fatto i ringraziamenti a tutti quanti che hanno contribuito all'organizzazione, quindi ai consiglieri, a tutto anche la compagine della rivista con gli auditori e i redattori della rivista e anche al comitato organizzativo, in particolare a Matteo. Grazie ancora per tutto l'enorme lavoro fatto. Ci tengo molto a sottolineare un aspetto che abbiamo detto più volte, come questo convegno proposto dalla Società di Studi Geografici, ma che ha visto una stretta collaborazione e dialogo con gli altri sodalizi, che ringrazio tutti quanti, quindi i quali poi hanno gestito attivamente delle parti del convegno, così come anche con la società dei territorialisti, che si hanno animato una sessione molto, molto importante, molto ricca di contributi. E il dialogo con le altre discipline è stato davvero arricchente sia nella sessione degli sguardi incrociati, ma anche nella partecipazione. Sia come relatori, ma anche come uditori e poi partecipanti, abbiamo sentito anche questa mattina, di studiosi di varie discipline. Quindi grazie, ci sembra abbiamo raccolto la sfida del fare il convegno online. Come ha detto Cristina, sicuramente ci sono mancate delle cose rispetto a un convegno, diciamo, normale, in presenza. Allo stesso tempo ci sembra che, no, non so, mi sembra che alcune cose paradossalmente quasi siano venute persino meglio. È interessante sperimentare, comunque non avevamo molta scelta, cioè l'alternativa era rinviarlo, cioè annullarlo, cosa che, data l'importanza del ventennale della convenzione, il legame della Società di Studi Geografici con Firenze, non si poteva fare. Il rischio era anche di sovraffollare la ripresa quando ci sarà, che consentirà di fare convegni in presenza. Mi sembra che comunque da questa modalità di convegno delle cose si siano imparate. Credo che sia con
la modalità in streaming e con la possibilità di poi di rivedere le registrazioni, cercheremo di capire come fare poi per rendere disponibili. Secondo me si può persino imparare di più, ascoltare di più, riflettere, no? E quindi accumulare conoscenza e condividerla con i colleghi di tutte le discipline, con i nostri studenti e studentesse in particolare. Mi sembra anche della sessione di oggi siano venuti davvero tantissimi stimoli, sia sul piano teorico e anche sul piano di un ruolo pubblico della geografia e delle scienze sociali in generale. Ecco, mi piace anche ricordare il fatto che molti dei geografi sono impegnati in varie reti che si pongono attivamente in questa direzione, per esempio nella rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile, sono molti colleghi geografi e geografi che partecipano attivamente, alcuni partecipano anche ai lavori dell'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, sono tutti contesti in cui si svolge un ruolo attivo per spingere e portare avanti politiche verso una maggiore sostenibilità con tutte le ambiguità e le difficoltà che ci sono. Grazie davvero a tutti, quindi grazie a Cristina, Giulia, Mauro, Massimiliano, a tutti i partecipanti. Grazie. No, grazie ancora. Ciao ciao.